Buona domenica da Orazio Coclite che vi parla e da Simone Chiappetta, regista della trasmissione della Santa Messa, oggi in diretta dalla Cattedrale di Lecce. Benedetti dal santo patrono della città, da Santo Ronzo, entriamo nell'Atene delle Puglie, la Firenze del Sud. Questi alcuni degli appellativi del meraviglioso capoluogo salentino, ricostruendo la storia della città pugliese tra i vicoli del centro abitato e tornando indietro nel tempo nell'inaspettato teatro romano riportato alla luce all'inizio del 1900. I gradoni di calcare bianco ci riportano al secolo dell'imperatore Augusto e ci lasciano solo immaginare le 5.000 persone assiepate in festa per la rappresentazione di tragedie e commedie. Antiche botteghe di artigiani cartapestai proseguono il viaggio nel passato, affascinando turisti e visitatori con lavori originali o riportando all'antico splendore testimonianze uniche che, da fasci di paglia e giri di spago, si materializzano, grazie a strati di carta e fine maestria, in vere e proprie opere d'arte. Sono le ricercate merlature seicentesche di chiese e palazzi che fanno di Lecce la signora del barocco e che ci lasciano a bocca aperta davanti alla raffinata bellezza della chiesa di Santa Croce. Telamoni allegorici di animali e figure grottesche, colonne corinzie, stemmi, putti e statue scolpite rivestono di pregiati gioielli l'intera facciata e incastonano nella parte più alta, come una gemma unica e preziosa, il grande rosone centrale di ispirazione romanica. Due ordini di colonne, 18 in tutto, sorreggono il fastoso soffitto a cassettoni e dividono le volte delle tre navate, mentre tra i fregi dei capitelli è possibile scorgere l'altare della Trinità che ci introduce alla festa odierna. Sia benedetto Dio Padre, è l'unigenito Figlio di Dio e lo Spirito Santo, perché grande è il suo amore per noi, ci sentiamo di pregare e riconosciamo tanta carità incisa in un altro altare, capolavoro di Francesco Antonio Zimbalo, dedicato a San Francesco da Paola e considerato come la massima espressione scultorea del barocco in terra d'Otranto. I 68 metri del campanile ci indicano Piazza Duomo, un'immensità di splendore, non solo per la cattedrale che oggi ospita la celebrazione, ma anche per gli edifici che decorano tutto il largo. Il Palazzo del Seminario, uno degli esempi più illustri del barocco leccese, ci apre le porte del portico interno, mostrando le esuberanti decorazioni del pozzo a baldacchino, copiosamente adornato e conosciuto anche come Vera Ovale. L'altro edificio, invece, l'Episcopio cinquecentesco, si fonde in un angolo retto con la facciata principale del Duomo, la facciata più semplice della cattedrale di Santa Maria Assunta, voluta a metà del XII secolo dal vescovo Formoso. Il Duomo, a due prospetti, nonostante le modificazioni del tempo, si presenta come un complesso armonioso, esaltato dagli elementi che decorano l'ala settentrionale, la facciata più ricca, un vero e proprio inno alla bellezza e alla santità di San Giusto, San Fortunato e di Santo Ronzo, che la tradizione ricorda come primo vescovo della città. Le tre navate dell'interno a croce latina e i pilastri dorati accompagnano lo sguardo al cielo, indicano la strada verso l'alto, ci invitano a meditare il mistero del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo nella domenica di festa per la Santissima Trinità. E insieme alle immagini sacre che adornano tutto l'edificio ci fanno sentire parte dell'amore che caratterizza la relazione di queste tre persone. È un amore vivo che non si chiude nell'autocontemplazione, ma che si rende vero nelle azioni di amore verso l'altro, verso gli altri. Un amore che è concreto, che è fatto di gesti, di attenzioni. Un amore che si incarna nella storia attraverso braccia aperte e accoglienti. Un amore
che non conosce misura. L'amore non fa mai conti, ma che è naturalmente dono. Un amore che è vita. Presiede l'Eucaristia Monsignor Michele Seccia, arcivescovo di Lecce. Celebrano con lui il vicario generale, Monsignor Luigi Manca, e il parroco Monsignor Flavio De Pascali. Il servizio liturgico è prestato dai seminaristi della diocesi, guidati da Monsignor Giancarlo Polito. I canti sono eseguiti da un quartetto vocale, guidati da Don Michele Giannone. All'organo il maestro Antonio Rizzato. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, in questa solennità della Santissima Trinità, siamo convocati dall'amore del Padre. Riconosciamo i nostri peccati, per celebrare degnamente i santi misteri. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, in parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Thank you.
Gloria in excelsis Deo. Preghiamo. O Dio, santo e misericordioso, che nelle acque del battesimo ci hai resi tuoi figli, ascolta il grido dello Spirito che in noi ti chiama Padre, perché nell'obbedienza alla parola del Salvatore annunciamo la tua salvezza offerta a tutti i popoli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: «Interroga pure i tempi antichi che furono prima di te, dal giorno in cui Dio creò l'uomo sulla terra e da un'estremità all'altra dei cieli. Vi fu mai cosa grande come questa e si udì mai cosa simile a questa? Che cioè un popolo abbia udito la voce di Dio parlare dal fuoco come l'hai udita tu, e che rimanesse vivo? O ha mai tentato un Dio di andare a scegliersi una nazione in mezzo a un'altra con prove, segni, prodigi e battaglie, con mano potente e braccio teso e grandi terrori, come fece per voi il Signore, vostro Dio, in Egitto, sotto i tuoi occhi? Sappi, dunque, oggi, e medita bene nel tuo cuore che il Signore è Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla terra. Non ve n'è altro. Osserva dunque le sue leggi e i suoi comandi che oggi ti do, perché sia felice tu e i tuoi figli dopo di te,
e perché tu resti a lungo nel paese che il Signore, tuo Dio, ti dà per sempre. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, tutti quelli che sono guidati dello Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba, Padre. Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Gloria al Padre, al Figlio,
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere, in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Alleluia, alleluia, alleluia. Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, Dio è amore. Lo abbiamo sentito proclamare in un modo solenne per quanto l'Evangelista San Giovanni ci ha trasmesso. E anche noi oggi saliamo sul monte, come indica Gesù nel Vangelo. E lì, nel posto che ci avvicina al cielo, quello scelto per rivelarsi a noi nel momento della preghiera, perché desideriamo cantare l'amore di Dio entrando nella profondità del mistero della Santissima Trinità. Invochiamo insieme lo Spirito dell'amore. Voi tutti che state seguendo attraverso i mezzi di comunicazione in questa giornata così bella per la nostra Chiesa, ma per tutta la Chiesa, questo giorno della risurrezione di Cristo, in cui contempliamo il mistero dell'amore trinitario, perché Lui, questo nostro Dio, che si fa ascoltare invocandolo, si fa conoscere ascoltandolo e si fa amare desiderandolo. Proprio come scriveva Sant'Agostino, vedi la Trinità se vedi l'amore. Ecco, sono tre: l'amante, l'amore, l'amato. Sono tre eppure un solo Dio, perché l'amore non conosce divisione, ma è sorgente perenne di unità, sì, sorgente di comunione. E dalla Trinità abbiamo tanto da apprendere. La diversità in essa è fonte di ricchezza, non di conflitto, di comunione, non di giustapposizione, di separazione. Imploriamo la Trinità perché trasformi le incomprensioni umane e soprattutto quelle familiari in atteggiamenti positivi di costruzione, di reciproca collaborazione e autentica fraternità. Per questo noi professiamo
la trina unità, cioè un solo Dio in tre persone. E mentre la mente balbetta, il nostro cuore crede e adora, perché lo possiamo accogliere solo adorando. Il Padre è l'amante, è colui che ama, perché da sempre ama il Figlio e lo ha consegnato alla morte per amore nostro. Dio ha tanto amato il mondo da darci il suo Figlio. Lui, il Padre, è l'eterna sorgente dell'amore. Contemplandolo possiamo sentirci ed essere veramente figli. Lo ripeteremo tra poco nel Padre nostro. E nel 15° capitolo di San Luca rivediamo, immaginiamo, ma lasciamoci coinvolgere da quella pagina stupenda del Padre che va incontro ai suoi figli. Come non riconoscersi figli davanti a quell'abbraccio del Padre che da lontano vide il figlio perduto, gli corse incontro e lo baciò. Ma anche quando esce per dire all'altro: entra, che è tuo fratello, non è solo mio figlio. E noi lo ricordiamo, Padre nostro, ogni volta che recitiamo questa preghiera. Solo da figli possiamo vivere nel suo tenero abbraccio ed onorare, orientare la nostra esistenza a Lui, onorando appunto la nostra identità. Così acquistano senso le parole del Deuteronomio appena ascoltato. Sappi oggi e medita bene nel tuo cuore che il Signore è Dio e non ve n'è un altro. Non vi è amore al di fuori di Dio, solo Lui è amore. Addirittura Isaia ha ricordato: anche se una donna si dimenticasse di suo figlio, io non ti dimenticherò mai più, perché ti ho amato di amore eterno. Quando siamo stati chiamati alla vita, mi commuovono i piccoli gesti che manifestano il legame tra genitori e figli, e lo ripeto molto spesso. Nei bambini si vedono impressi i tratti dei genitori al punto tale che spesso si dice tutto suo padre, tutto sua madre. E come sarebbe bello che ogni cristiano si possa dire: io sono immagine di Dio, ma vedo nell'altro l'immagine del Padre buono, o è buono come il Padre Celeste, colui che recita il Padre nostro. Sì, se il Padre è l'eterno amante, il Figlio è l'eterno amato, colui che da sempre si è lasciato amare. Questi è il mio Figlio, l'amato, e la voce che si udì al Giordano quando Gesù fu battezzato. Il Figlio è l'obbedienza vivente del Padre. In Gesù il cristiano avverte la bellezza di essere discepolo e nella sequela scopre che il Maestro lo chiama amico, lo rende familiare del Padre e gli è sempre tanto vicino nel cammino, specie nell'ora della prova, oggi così dura a causa della crisi sanitaria e sociale dalla quale non siamo ancora usciti. E allora diventiamo icona del Figlio, accogliendo l'amore e alimentando la speranza della vittoria di Dio sul male. In famiglia quanta gioia suscita la nascita di un figlio, quante premure e attenzione si dedicano ad ogni neonato. Ogni cristiano dovrebbe accogliere la vita divina di Gesù con la stessa riconoscenza e partecipazione del cuore. E infine lo Spirito Santo. Chi è? Che cos'è lo Spirito Santo? È il vincolo dell'amore eterno tra l'amante e l'amato. È bellezza, gioia, pienezza.
Pertanto veramente Signore e lo Spirito Santo non narra nulla di sé, ma in quanto amore del Padre e del Figlio è estasi, è contemplazione. È un dono che nulla trattiene, ma tutto offre, piena comunione di amore. Così che permettetemi anche il richiamo, anche nel sacramento del matrimonio. Gli sposi smettono di ragionare in termini individualistici, perché l'io lascia il posto al noi. Questo è il dono. Questa è la manifestazione della Trinità nella storia, nella nostra vita. E anche nella Chiesa, quando è virtuoso abbandonare ogni prospettiva egoistica legata a traguardi individuali, per cedere il posto ai carismi che lo Spirito Santo effonde per la comunità. Carissimi fratelli e sorelle, meditando con voi e per voi il mistero trinitario, possiamo comunicare e professare che Dio è famiglia. È proprio in casa che tanti di noi hanno appreso a dire e a ripetere con gratitudine nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. All'inizio, al termine di ogni giornata, ma anche intorno alla mensa domestica, non dimentichiamo queste abitudini che i nostri genitori ci hanno trasmesso. Mi piace ripetere che la famiglia si riconosce a tavola, a casa. Si riconosce famiglia cristiana a tavola, alla mensa del Signore. Famiglia e altare, famiglia e chiesa. All'inizio, al termine di ogni giornata, segniamoci con il mistero della Trinità che ci diventerà sempre più familiare, così da viverlo tra di noi nella certezza che ogni famiglia diventi icona visibile del Dio unetrino. Faremo memoria oggi del mandato di Gesù che abbiamo appena ascoltato e dal monte anche noi scenderemo a valle, cioè torneremo nelle nostre case arricchiti dal suo amore per annunciarlo ad ogni uomo e ad ogni donna che incontreremo sul nostro cammino. Ci sia d'aiuto la Vergine Maria, la prima che ha accolto questo mistero e ha vissuto come figlia del Padre, madre del Figlio, tempio dello Spirito Santo. Ecco perché Maria è l'icona dell'azione di Dio mediante il suo Spirito. Amen. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre
e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, rivolgiamo la nostra unanime preghiera a Dio Padre, che ha rivelato al mondo il suo grande amore nella venuta del Figlio unigenito e nel dono dello Spirito Santo. Preghiamo insieme, diciamo: Signore Dio nostro, ascoltaci. Signore Dio nostro, ascoltaci. Per la Santa Chiesa di Dio, pellegrina del tempo, perché possa testimoniare la sua realtà di popolo di Dio, convocato dall'amore del Padre per mezzo di Cristo, nella comunione di un solo Spirito, preghiamo. Signore Dio nostro, ascoltaci. Per il Papa Francesco, il nostro Vescovo Michele, e per tutti i Vescovi, perché lo Spirito del Signore risorto li renda attenti ai veri bisogni del popolo cristiano e ispiri loro le scelte giuste e necessarie per l'edificazione della comunità. Preghiamo. Signore Dio nostro, ascoltaci. Per la pace in Medio Oriente e in tutto il mondo, perché l'amore di Dio apra i cuori dei responsabili delle nazioni al dialogo a favore della riconciliazione e fraternità tra i popoli. Preghiamo. Signore Dio nostro, ascoltaci. Per coloro che soffrono nel corpo e nello spirito, perché attraverso la testimonianza cristiana delle nostre comunità possano sperimentare la presenza consolatrice dello Spirito. Preghiamo. Signore Dio nostro, ascoltaci. Per noi che partecipiamo all'Eucaristia, perché la grazia ricevuta nel giorno del battesimo cresca e fruttifichi in tutta la nostra vita a servizio del prossimo. Preghiamo. Signore Dio nostro, ascoltaci. Accogli, o Padre, la preghiera di questa famiglia, partecipe dell'amore trinitario rivelato per mezzo del tuo Figlio, fortificata dal dono dello Spirito, diventi segno e primizia dell'umanità nuova. Per Cristo nostro Signore. Amen.
pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa celebrare il sacrificio gradito a Dio, Padre onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Santifica, Signore nostro Dio, i doni del nostro servizio sacerdotale, sui quali invochiamo il tuo nome, e per questo sacrificio fa di noi un'offerta perenne a te gradita, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Con il tuo Figlio unigenito e con lo Spirito Santo sei un solo Dio, un solo Signore, non nell'unità di una sola persona, ma nella Trinità di una sola sostanza. Quanto hai rivelato della tua gloria, noi lo crediamo, e con la stessa fede, senza differenze, lo affermiamo del tuo Figlio e dello Spirito Santo. E nel proclamare te, Dio vero ed eterno, noi adoriamo la Trinità delle persone, l'unità della natura, l'uguaglianza nella maestà divina. Gli angeli e gli arcangeli, i cherubini e i serafini non cessano di esaltarti uniti nella stessa lode. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, consegnandosi volontariamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».
Mistero della fede. Annunciamo la tua morte. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Michele, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo tutti insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
soffia lo Spirito che ci rende capaci di gridare Abba, Padre. Soffia sempre e ci dona la certezza di essere figli, non servi. Soffia forte, coinvolgendoci nella relazione di amore con il Padre e il Figlio. Soffia continuamente, ponendoci davanti agli altri come fratelli, aiutandoci ad andare oltre le differenze, i limiti, sostenendo lo sforzo dell'accoglienza, la tensione verso l'altro. Chiede di più della comprensione, chiede la carità. Soffia amore, coinvolge nella pericoresi amorosa, ci penetra nel profondo, nell'intimo del nostro cuore, ci forma nella sua sostanza e suscita atti spontanei e concreti di amore. Signore Dio nostro, la comunione al tuo sacramento e la professione della nostra fede in te, unico Dio in tre persone, siano per noi pegno di salvezza dell'anima e del corpo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Prima di impartirvi la benedizione e di rivolgere il mio saluto a tutti coloro che ci hanno seguito da casa, consentitemi di ricordare oggi l'arcivescovo Monsignor Cosmo Francesco Ruppi, mio predecessore
le cui spoglie mortali da alcuni mesi riposano in questa cattedrale. Ieri 29 maggio abbiamo fatto memoria di lui nel 10° anniversario del ritorno al Padre e nei prossimi giorni ne approfondiremo ancora la figura. Pastore lungimirante, aperto ai segni dei tempi, abile comunicatore e presenza costante in mezzo al popolo affidato alle sue cure pastorali. Ha guidato la Chiesa di Lecce per un ventennio, da solerte attuatore del Concilio Vaticano II. E ha percorso i tempi nell'accoglienza, in tutti i sensi. Ciò che stiamo vedendo oggi è stato vissuto più di 20 anni fa da Monsignor Ruppi. A tutti chiedo una preghiera per lui, e per me è veramente un ricordo fraterno come vescovo e filiale come suo segretario già tanti anni fa, quando ero ancora in un'altra diocesi, e per la collaborazione all'Istituto Pastorale alla formazione dei docenti di religione. Veramente sono grato per quanto ho appreso da Monsignor Ruppi e ve lo comunico con tanta semplicità, invitandovi a pregare per me, per il mio servizio alla diocesi. E un grazie anche a coloro che ci hanno consentito di fare arrivare questa celebrazione a consolazione di tanti ammalati, quanti sono impediti a celebrare l'Eucarestia con la propria comunità per tutte le ragioni oggi immaginabili. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Celebrazione terminata, termina anche il nostro collegamento da Lecce. Vi salutano Orazio Coclite che vi ha parlato, il regista Simone Chiappetta, il responsabile del programma Gianni Epifani e la squadra Rai di riprese Napoli Esterna 3. Arrivederci a domenica prossima, 6 giugno, per la Santa Messa che sarà celebrata dalla collegiata San Michele Arcangelo di Città Sant'Angelo in provincia di Pescara. La linea torna ora alla cara amica Lorena Bianchetti per la seconda parte del programma Sua Immagine. A tutti, e in particolare ai malati, ai carcerati, alle persone sole nelle case di riposo, va il nostro caldo abbraccio e ancora l'augurio di una buona domenica.